Mario, oggi la tua società ha ospitato la finale di campionato italiano di Compact Sporting. Oggi per la prima volta abbiamo ospitato una finale importante nazionale di Compact Sporting con una partecipazione importante di 312 iscritti. A detta dei tiratori è andato tutto quanto bene, le macchine sono andate bene e abbiamo fatto l'ennesima nostra bella figura mettendo cuore e anima per i tiratori, perché sono quelli che aiutano i campi di tiro a crescere, aiutano i campi di tiro ad aumentare le loro strutture e portano soldi in tutta Italia, e quindi quando vengono da noi è giusto dare la risposta esatta a tutto quello che ci chiedono. Se abbiamo fatto qualche errore chiediamo venia di questo e speriamo che la federazione sia disposta a darci qualche altra gara importante e rimediare eventuali errori. Vincitori campionato italiano Compact Sporting 2010. Ladies, Martina Maruzzo. Junior, Michael Spada. Master, Renato Franceschetti. Veterani, Claudio Bortò. Terza categoria, Riccardo Pizzini. Seconda categoria, Stefano Franceschin. Prima categoria, Marco Battisti. Eccellenza, Veniero Spada. Siamo con Fabrizio Forti, il consigliere nazionale FITAV, e in occasione della finale di campionato italiano di Compact Sporting che si è tenuta, è appena finita, qui al Tavle Tre Piume. Beh, innanzitutto vorrei dire che con molto orgoglio che sono qui oggi a presenziare questa gara molto importante di finale di campionato italiano Compact e francamente sono molto soddisfatto. I motivi della mia soddisfazione sono differenti. Innanzitutto lo svolgimento della gara e il luogo dove questa gara è stata ospitata. Qui al tiro al volo Le Tre Piume abbiamo avuto innanzitutto un'accoglienza ottimale, tutti i tiratori si sono trovati perfettamente al loro agio. Abbiamo avuto una organizzazione della gara impeccabile grazie anche a tutti i direttori di tiro, e quindi per noi della Federazione Italiana Tiro al Volo è un orgoglio poter ospitare queste gare, aver tanta affluenza e vedere un campo e delle persone così preparate che possono onorare questa importante disciplina. Una disciplina che è in crescita, infatti oggi alla finale di campionato italiano abbiamo registrato circa 320 presenze, che è un buonissimo numero. Tutti i tiratori sono stati soddisfatti e questo è un altro motivo di orgoglio per tutti quanti noi, in quanto oltre ad essere uno sport, oltre ad esserci la competizione, c'è anche il divertimento, c'è anche lo stare insieme e c'è anche fare una disciplina del tiro al volo che unisce e fa stare insieme tante persone di tante regioni d'Italia. Il vincitore del campionato 2010 è un uomo simbolo dello Sporting italiano, Veniero Spada. Sì, è un uomo simbolo, io posso raccontare un aneddoto, ho iniziato a sparare molto tardi purtroppo
e nel 2005 mi sono trovato a fare uno shot off con Veniero e un mio amico che era con me mi ha detto guarda che spari con Veniero spara e io ho detto va bene e poi mi sono reso conto il prestigio e chi è Veniero Spada, l'ho visto qui sparare, è stato veramente un piacere, è un bravissimo tiratore, è un bravo uomo, questo è quello di cui noi abbiamo bisogno, atleti ma anche persone che sono umanamente e tecnicamente preparate. Qui al tiro a volo le tre piume, per la quarta volta nella sua carriera Veniero Spada si è laureato campione italiano, com'è andata? Sì, è andata bene, dai, è andata bene, è stato proprio un barrage finale all'ultimo estremo perché è un piattello, tutti quanti eravamo lì vicini, però è andata bene. Ringrazio tutti e soprattutto anche la società qui di Agna che ha dimostrato questa manifestazione veramente una professionalità, no, eccellente, tutti i tiratori sono contenti e perciò davvero, grazie a tutti e grazie anche alla società. Si sente sempre più spesso dire che lo Sporting è una disciplina in crescita. Sì, no, veramente, anche qui c'è stato un record di partecipanti, quasi 300 persone, sì, no, è l'unica disciplina adesso il tiro a volo, non l'unica, però diciamo quella più in evoluzione senz'altro. Il motivo di questo crescere? Ma perché intanto anche i novizi, no, si avvicinano facilmente perché anche con i lanci simpatici possono rompere qualche piattello in più e più anche per la varietà dei lanci è troppo divertente, dai. Coordinatore della finale di campionato italiano di Sporting è Bruno Nobilini dalle Marche. Sì, io sono nato col compact, diciamo, col percorso di caccia itinerante, poi è 30 anni ormai, purtroppo gli anni mi sono passati, che faccio questo tipo di lavoro per hobby, il sabato e la domenica invece di magari andare al mare preferisco fare questo tipo. Ho grande soddisfazione, il percorso di caccia mi ha sempre la disciplina che ho seguito più di tutti, anche se nelle mie, diciamo, come si dice, il mio lavoro da direttore di tiro faccio anche la fossa, tutte le altre, il double trap e lo skid. Sono un arbitro internazionale, andiamo anche all'estero perché ci chiamano, perché sembrerebbe che i direttori di tiro italiani, come i tiratori, sono i migliori del mondo. Adesso detto da me è una cosa un po', diciamo, troppo, però siamo considerati così. Siamo già stati prenotati per il 2011 per fare i campionati del mondo e quindi è una grande soddisfazione. Però a fare queste cose in Italia, in questi campi, con questa, diciamo, organizzazione della gente, della società, che ti ricevono con questo entusiasmo, è sempre una cosa grande che soddisfa e continuerò fino a che la salute me lo può dare. Siamo con Michael Spada. Michael, la settimana scorsa hai vinto il campionato del mondo di Sporting e oggi qui al tiro a volo le tre piume sei campione italiano di Compact Sporting. Sì, è andata anche questo campionato italiano benissimo, come la scorsa settimana che sono riuscito a vincere il mondiale. È stata molto molto dura perché questi nuovi junior sono bravissimi, è stata durissima. Quindi aver vinto anche il campionato italiano mi ha dato molta soddisfazione. Prossimi impegni? Prossimi impegni penso che per quest'anno ho concluso, poi per un altro anno ora vediamo. Probabilmente il mondiale del prossimo, prepariamo tutto per l'Europea e il mondiale del prossimo anno. Bocca al lupo. Crepi il lupo. Martina Maruzzo è la campionessa italiana 2010 di Compact Sporting. Buonasera. Sì, è stata una gara bella, dai, è partita male un po' con 19, però poi insomma mi sono un po' ripresa, sono salita. Primo giorno ho chiuso con 64, oggi con 43. Ho fatto il primo, avevo 10 piattelli di vantaggio, dalle altre si è chiuso con il barrage come per tutte le altre categorie. Ho fatto
18-19, non è tantissimo, però per una botta è un po' l'agitazione, dai, ci sta. E alla fine ho chiuso con 126, buono penso, dai. Riconfermato il titolo dell'anno scorso, sono contenta, molto. Tu sei della squadra del tiravolo Le Tre Piume? Le Piume, sì. Quindi giocavi in casa? Giocavo in casa, però io penso che ogni piattello non deve mai essere sottovalutato, è sempre difficile. Bisogna metterci la testa e concentrarsi sempre, un piattello alla volta e andare avanti.